La disperazione del Torino, i sogni del Napoli, il passato, dei due allenatori Novellino e Reja che si incrocia con il futuro, tutto in 90 minuti in questo ultimo appassionante pomeriggio di campionato del 2008. Buon pomeriggio dallo Stadio Olimpico. Gargano resta in possesso di palla, vince il primo duello, alza la testa, con il destro a cercare Pazienza. Lo stop e la conclusione di Pazienza! Sereni, che parata! Riesce a rilanciare Pazienza, poi la conclusione da parte di Natali. Zanetti per Bianchi in area di rigore, la conclusione di Rolando Bianchi, palla che finisce alta sulla traversa. Zalaceta prova lui. Bonna ancora per Abate. Buono il triangolo, arriva Santa Croce, Bonna prima di lui, alza la testa, mette il pallone in mezzo, Bianchi! Iezzo! C'è Rosina che gli è partito in sovrapposizione, ancora Zemaili, finisce giù, dice Nino Rizzoli, Zemaili riesce comunque a entrare nella rigore, prova il cross, Amoruso, Rosina, palo, Bianchi! Bianchi! Rianima il Toro, Rolando Bianchi! Zemaili tenta il tiro, ancora Iezzo, ha tirato la posizione impossibile. Salta Rinaudo, alla fine il suo è un assist per Stellone che può stoppare e calciare. Ancora Blasi. Rizzoli ha già il cronometro in bocca e dice che può bastare così. Il Torino torna alla vittoria dopo 5 partite senza successi e soprattutto la vittoria di Walter Novellino, di un Toro che ci ha messo veramente il cuore per superare l'ostacolo Napoli. Io voglio fare sempre migliore, voglio giocare bene, questo che io voglio, non ho giocato solo io bene, anche tutta la squadra ha giocato bene. Per me questa vittoria che abbiamo fatto oggi era importante per la nostra fiducia, perché noi giochiamo bene ma non abbiamo i punti, adesso abbiamo anche i punti.